proprio in questo istante. Sta tenendo ancora qualche secondo il direttore di gara per dare il signor Ceccarelli, per dare il via alla sfida. Sfida che inizia ora. Nizzetto, lo scambio con Lepillé che va. L'occasione per il Verona entra in area, palla alta. Il cross, palla che arriva ancora a Candido, viene messa fuori, un po' di difficoltà da parte della difesa del Verona. Poi c'è Vojtus, la palla che viene calciata e l'occasione. L'errore da parte del Verona, poi il pallone di Benassi che viene. Una grande parata da parte del portiere del Verona, Benassi, che viene stoppato da Via quando. Non se lo aspettava nessuno, neanche noi ce l'aspettavamo questo movimento. Sembrava quasi che la palla, che i giocatori del Verona pensassero che fosse fermo il gioco, un errore abbastanza grossolano. Calcio d'angolo, secondo per l'Inter, palla per Duncan, il cross del classe 93, c'è Longo anticipato molto bene, poi la palla sta per terminare in out. Adesso la formazione giallo-blu con Badu, il destro di Badu, palla alta. Allora Lepillé, il destro di Lepillé, il controllo, poi calcia, palla deviata, finisce comodamente tra le braccia di Megrati. Vojtus apre per Longo, dall'altra parte c'è Candido che può ricrossare, mette giù la palla Candido molto bene, entra in area Candido per Longo, non riesce a deviare il pallone, dall'altra parte c'è ancora Vojtus, Inter che sta mettendo le corde Verona in questa fase del match, il cross, palla che viene messa fuori. Cross di Vojtus, sempre per Candido, però recupera la palla Vojtus che entra in area, serve Bessa in fuorigioco. Fuori gioco Daniel Bessa, Verona che recupera un calcio di punizione. Quando c'è stato un calcio di punizione da quella zona del campo si è sviluppata un'occasione pericolosa. Il destro e il gol! È il gol del Verona, tradito Melgrati, proprio Lepillé. Palla che è scesa oltre la barriera, è al minuto 21 il gol di Lepillé. Per rivedere l'occasione in cui è stato fischiato il fallo al Verona, da cui è nato il primo gol. Adesso il lancio lungo per Bessa, il controllo di Bessa entra in area, Bessa e calcio di rigore per l'Inter. Calcio di rigore per l'Inter al minuto 23, il controllo di Bessa, si lamenta il giocatore del Verona. Minuto 22, calcio di rigore per l'Inter, ci va proprio lui, Daniel Bessa. Parte il numero 10 dell'Inter, Bessa 1-1 con il calcio di rigore realizzato al minuto 23 con il fallo fischiato per un'azione proprio con l'italo-brasiliano che era stato atterrato da Nizzetto. Dimitrio ruba il tempo, il Vita, il cross di Vita, la palla che attraversa tutta l'area, non ci arriva con il proprio destro Testini. Una bella azione del Verona ancora al minuto 32, una bella partita quella di oggi qui a Soave. Lepillé dice ai compagni di tagliare il tiro di destro, la palla deviata, clamoroso, clamorosa opportunità e soprattutto primo calcio d'angolo in favore dell'Hellas Verona, la squadra di mister Bonazzi che ci crede. Il cross esce Melgratti di pugni, non si fida ad andare in presa. Longo per Candido, Longo controlla il pallone, belle le finte di Longo, si libera di un avversario, si libera di due, Longo entra in area e bravissimo Natalino. Duncan, il cross, Longo, ma molto bravo Davia anche in questo caso. Lepillé controlla di destro, cerca di mettere giù il pallone, poi con la mancina si libera del diretto avversario, innesca il movimento, poi il destro, la palla deviata ancora, innesca il movimento, dicevo, di Nizzetto. Benassi sulla corsia di destra, dove c'è Bianchetti, bravissimo nel saltare l'uomo, il cross di Bianchetti, Longo. Il fischio che arriva preciso al minuto 46, finisce 1-1 questa prima frazione qui al campo comunale di Soave tra Hellas Verona Inter. Al minuto 21 il calcio di punizione di Lepillé, fuori quota, chiamato quest'oggi a giocare con la primavera di mister Bonazzi, pareggia poco più di un minuto dopo, al minuto 23, il calcio di rigore di Daniel Bessa, combinato dal signor Ceccarelli per un evidente fallo di Nizzetto con l'italo-brasiliano che era entrato in area e aveva la possibilità di calciare a rete.
il calcio di punizione con l'area intasata di uomini con la maglia blu, palla che viene messa fuori, errore da parte della difesa dell'Inter, palla che rimane lì, tiro e gol di Verona, incredibile errore della difesa dell'Inter. Candido, nuovo entrato del Verona, bello lo scambio con Spagnoli che protegge l'uscita, clamorosa, clamorosa opportunità per il Verona, protegge l'uscita Galimberti di Megrati, ma non si può assolutamente fare giocare in questa maniera. Non ho più movimento per la formazione primavera, il cross per Samuele Longo di testa, la palla che termina fuori di poco, l'opportunità dell'Inter per l'Inter al minuto 64, il taglio di Longo, sceglie Candido, movimento in area, il cross di Candido, Longo esce male il portiere del Verona, la palla che rimane lì, evita la sfera a disposizione, la mette fuori di sinistro, il controllo di petto di Benassi ancora per Terrani riesce con un bel movimento a liberarsi del diretto avversario, entra in area Terrani, ha spazio per il cross, Candido anticipato, altra occasione per l'Inter, sta soffrendo il Verona, però stringe i denti la formazione scaligera per tenere il risultato di 2-1. Cross di Candido, palla lunga, rimane lì, e il gol dell'Inter, il 2-2. Se non avevi visto male, è stato proprio Corbo a indirizzare la palla con la schiena verso la propria porta. 2-2 al minuto 76, lo rivediamo, il cross, la palla che scende, è Corbo che di petto indirizza la palla verso la propria porta. Scambio per Candido, con Candido Duncan, il cross, il colpo di testa, deviazione, la palla che rimane lì, ancora clamorosa opportunità per l'Inter da porta vuota, ovviamente era fuori gioco il secondo colpo, ma Samuele Longo ha avuto un'opportunità clamorosa, era fuori gioco Mella nella fase conclusiva dell'azione, ma il colpo di testa era assolutamente in gioco. Cross di Candido, palla che attraversa tutto lo specchio della porta ed esce, non esce il portiere del Verona anche in questo caso. Guardate come il pallone fosse pericoloso, tre giocatori di fatto lasciano sfilare la palla e rimessa dal fondo. C'è Candido che ruba la palla, Candido lo spazio per sfruttare la propria velocità, Candido sfiora la rete con una bellissima azione. Avete visto l'esterno della rete leggermente muoversi con il destro di Candido che ha causato qualche preoccupazione a Davia e alla sua difesa. L'errore clamoroso anche in questo caso. Poi il tiro e il gol di Verona, incredibile, l'epilie, incredibile. Sul lavoro era quello, cercare un cartellino rosso a Duncan. Cartellino rosso a Duncan, reo di aver, secondo il direttore di gara, camminato in testa al giocatore del Verona. Poi riesce Benassi a recuperare il pallone, anzi no, non ce la faccia Dimitri che ha l'opportunità di servire l'Epilier che può andare a calciare. L'Inter perde 3-2, il Verona grazie a due gol di l'Epilier e al gol di Spagnoli vince contro la formazione nerazzurra. Al prossimo appuntamento con il campionato, Verona che sale a quota 7 punti in classifica, raggiunge l'Inter e il Varese a quel punto della classifica. Dicevo, prossima gara di campionato al centro sportivo Giacinto Facchetti sabato prossimo, il derby con il Milan, ma per vincere contro i rossoneri decisamente ci vorrà un'altra